Un esteso sversamento di carburante in un punto particolarmente insidioso della carreggiata ha costretto il pronto intervento della polizia locale a far eseguire un'operazione di bonifica della sede stradale da una ditta specializzata. Il tratto di strada interessato di oltre 2 chilometri è quello della strada per Carignano, in corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale Ponte Varano in località Prelato, dove una macchia particolarmente lunga di cherosene, forse anche di un paio di chilometri, ha messo in serio pericolo la sicurezza stradale questa mattina poco dopo le 9, quando a causa del manto stradale reso viscido dallo sversamento, anche un mezzo 4x4 dell'Enel ha perso il controllo finendo fuori strada dalla parte opposta al senso di marcia. E sarebbe stata una carambola continua se gli agenti della pattuglia non avessero attivato la ditta specializzata che per questo tipo di operazioni ha lavato con sostanze detergenti specifiche l'asfalto nei punti di maggior rischio e sparso su tutta la carreggiata il filler, come si usa anche nei circuiti di Formula 1 per assorbire la sostanza e aumentare l'aderenza dei pneumatici. Da sottolineare la professionalità degli operatori della Polizia Ambiente che hanno operato in maniera del tutto gratuita e con coscienza, in quanto mentre negli incidenti stradali queste bonifiche vengono pagate dall'assicurazione del mezzo incidentato, in questi casi, non avendo il comune di Fano stipulato alcuna convenzione per queste evenienze, nessuno gli paga l'intervento. I vigili urbani sono stati avvertiti della situazione pericolosa dallo stesso equipaggio del fuoristrada e grazie a questo nessun altro veicolo ha corso rischi. Ora resta da appurare l'origine dello sversamento e chi lo ha effettuato, dato che per estensione e quantità non può essere ricondotto a un mezzo qualsiasi, tipo un'automobile, ma a mezzi di dimensioni più grandi, forse anche una piccola cisterna che rifornisce di carburanti le aziende agricole circostanti. Su questo ora indaga la polizia locale di Fano.